Il tribunale dei minori gliele aveva consegnate in affido, ma loro, anziché trattarla amorevolmente, di prendersi cura della ragazzina, la maltrattavano con ogni genere di sevizie. In un'ultima occasione la coppia di Pulzano era arrivata ad afferrare la bambina per i polsi, mantenendola sospesa nel vuoto dal balcone del secondo piano. Per questi ed altri delitti commessi su una bambina di Manduria, la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza di condanna del tribunale di Taranto nei confronti dei pulsanesi per avere in concorso tra loro maltrattato la piccola in affido originaria di Manduria con continue percosse, ingiurie e minacce. Davide Parlatano, difensore di parte civile della vittima, la cui potestà genitoriale esercitata dal padre, aveva chiesto la conferma della sentenza. Richiesta che la Corte d'Appello ha accettato, confermando la sentenza di primo grado, 2 anni dunque di reclusione all'uomo e 1 anno e 4 mesi alla moglie, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore della parte civile, nonché alla rifusione delle spese illegali sostenute dalla medesima. L'avvocato della piccola si ritiene soddisfatto per l'esito del giudizio di appello, anche se, ha spiegato, i traumi subiti dalla bimba non potranno essere mai cancellati.